Bentornati finalmente sul mio canale dopo 5 mesi, anzi, bentornato io. Perché ero sparito? Beh, semplicemente mi sono voluto prendere quella che molti chiamano su YouTube la pausa estiva, che fino a qualche tempo fa consideravo, ma cos'è questa pausa estiva? D'estate tutti perdono la voglia di fare video? Beh, effettivamente molti non seguono YouTube più di tanto, quindi ci può stare. Spesso la gente riprende a settembre, io a settembre continuavo a lavorare, continuavo anche la raccolta delle pere, quindi comunque mi sono preso questa pausa un po' più lunga del normale e sono qui a inizio ottobre. Bene, benissimo. Vogliamo fare un piccolo riassunto veloce dell'estate 2020 per quanto riguarda la raccolta? Beh, dopo la gelata di aprile, che sembrava non aver lasciato nulla di buono, devo dire che come annata non è stata così male, pensavo molto peggio. Per quanto riguarda le ciliegie, non male, pensavo peggio, devo dire la verità. Susine, sia no che sì, diciamo susino europeo molto bene, susino cino-giapponese male. Pere invece abbastanza bene, ho avuto molta più produzione rispetto all'anno scorso, quindi non mi lamento, anche se la qualità non era al massimo. Oltre a questo ho comprato il carro raccolta nuovo, sempre grazie al PSR, ho fatto alcune lavorazioni fuori, ho comprato una dischiera interfilare che devo sistemare e quando sarà il momento farò un video. E come spesso capita, sto lavorando sul bolide, ho dovuto fare delle riparazioni a causa di perdite, sto facendo alcune sistemazioni, vedrete tutto una volta che il lavoro sarà finito. Sto andando a rilento perché mi sono fatto anche male a una mano, ma si sta sistemando. Insomma, vi farò vedere tutto un po' alla volta. Ovviamente riprenderò a fare qualche video sulle lavorazioni, come al solito. Chiaro che non sono tutto questo splendore, ho anche una ratura in progetto, ma poca roba, devo dire la verità. Vi lascio quindi a fine video alcune clip di cui vi ho parlato. Per non dilungarmi troppo, finisco qui. Prossimamente arriveranno nuovi video su nuove lavorazioni, non so quando, non so di cosa, però insomma arriveranno. Perciò niente, meglio non dilungarsi troppo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ebbene, anche il bolide ogni tanto ha bisogno di manutenzione più che straordinaria. Ho smontato le ruote, ho aperto i riduttori perché ho delle perdite. Ebbene, ho preso anche i ricambi. 4 paraoli per una spesa totale di 99 euro. E ora non so se su altre marche, su altre macchine la spesa sia la stessa. Comunque mi è stato detto che uno di questi paraoli, di quelli più piccoli, se originale Same, costa quasi 5 volte tanto la spesa di quelli non originali, che sono praticamente uguali. Quindi mannaggia a te Same, non so che altro dire.